Appunto Salvatore Bonfiglio, che è docente di diritto costituzionale italiano e comparato e anche di tutela dei diritti fondamentali presso l'Università di Roma 3. Vi passo subito il microfono, abbiamo, ve lo ricordo, per i prossimi interventi 65 minuti prima della fine, si prepara il senatore Della Vedova intanto. Grazie. Intanto ringrazio l'associazione per questo invito e mi scuso anche perché poi dovrò andare via e quindi mi spiace, perché devo dire che ho seguito tutti gli interventi con grande interesse e oramai da diverse ore che è iniziato questo seminario. E devo dire che gli spunti sono veramente tanti. Ovviamente sul Senato però oggi non dirò nulla, nel senso che se vogliamo organizzare un seminario sono a vostra disposizione per poter fare un intervento su questo tema. Lo dico nel vostro interesse, perché siccome è un tema che ho studiato per 10 anni, se incomincio a parlare del Senato, della trasformazione del Senato, rischio di non parlare invece su quello che mi interessa di più oggi, che è la riforma del sistema elettorale. E siccome non voglio parlare più di 5-6 minuti, ovviamente meglio concentrarsi su questo tema per una ragione fondamentale. È vero che è un pacchetto unico come ci è stato presentato, però trattandosi la legge elettorale di una legge ordinaria, non di una legge costituzionale, io prevedo, voglio dire, poi alla fine spero che non sia così, ma prevedo che noi andremo a modificare la legge elettorale, ma ahimè rimanderemo la trasformazione del Senato in una Camera delle Autonomie. Io me lo auguro ovviamente, ma credo che questo sia un po' più difficile, perché i tempi per l'approvazione della legge costituzionale sono ovviamente molto, molto più lunghi, quindi questo richiederebbe, come dire, una prospettiva un po' più lunga, e io non vedo, devo dire, questa possibilità che si possa realizzare almeno in questa legislatura. È chiaro che tutte le questioni sono strettamente connesse: la forma di governo, il sistema elettorale, la questione del finanziamento pubblico dei partiti, la democrazia all'interno dei partiti politici, però è chiaro che noi dobbiamo, come dire, intanto puntualizzare alcune cose. Allora, molto semplicemente, schematicamente, io sono sempre stato, non da oggi, un sostenitore del sistema, diciamo, maggioritario uninominale. Ho sempre sostenuto l'idea, anzi ho sempre detto, dopo la riforma del 2005 del sistema elettorale, che occorreva tornare, come dire, alle leggi del 93, quindi al Mattarellum. L'ho scritto anche in diverse occasioni e sono convinto che quello è, diciamo, il miglior sistema. E perché sono arrivato allora come oggi a questa conclusione? Anche qui la risposta è semplice, perché io sono sempre stato contrario alle preferenze, quindi, come vedete, ognuno arriva attraverso percorsi diversi. Io sono stato sempre un sostenitore dell'uninominale perché sono contrario alle preferenze, soprattutto per quanto riguarda il livello regionale e nazionale. Allora, noi negli ultimi anni abbiamo votato col sistema delle preferenze, oltre che per l'elezione dei consigli comunali e provinciali, per i consigli regionali. Parlo dei consigli regionali perché come elezioni sono quelle più paragonabili a elezioni politiche nazionali. In tutte le regioni si vota con le preferenze, ad eccezione della Toscana. La Toscana, come voi sapete, ha introdotto una lista bloccata e ha introdotto anche le primarie, che sono state istituzionalizzate, il che secondo me, tutto sommato, è un sistema che funziona molto bene, la combinazione liste bloccate e sistema delle primarie, con una disciplina, con legge regionale. Che cosa avviene laddove si vota con le preferenze? Allora, i dati sono questi. Quando si vota per i consigli regionali, i cittadini della Lombardia esprimono le preferenze e sono circa il 25-23% del corpo elettorale.
Mentre quando si vota in Campania, in Basilicata anzi, che è il primato, poi vengono le altre regioni, la Calabria, i cittadini che vanno a votare sono l'80%. Che vanno a votare esprimendo le preferenze. Per una serie di ragioni dirò che questo non mi convince, proprio diciamo, questi dati mi fanno capire bene che spesso prevale, non a caso in alcune regioni meridionali, l'idea che insomma, il voto di scambio, lo scambio clientelare, la corruzione politica, l'influenza delle mafie. Come dire, io ricordo che negli anni '80 si è fatta una battaglia per togliere le preferenze e per introdurre semmai la preferenza unica, ma proprio per questa ragione, e qui c'è l'onorevole Martelli che lo ricorda benissimo, quindi io tendenzialmente sono contrario alle preferenze e ho spiegato anche quelle che possono essere alcune di queste ragioni. Qual è la soluzione? Oggi è stata presentata una proposta, io è chiaro, la ritengo una soluzione di compromesso, ma di compromesso accettabile. Perché? Perché la sentenza della Corte Costituzionale ci ha detto una cosa, che i premi di maggioranza non devono essere abnormi, prima cosa. La seconda cosa che ci ha detto la Corte Costituzionale nelle sue motivazioni è che i candidati devono essere conoscibili, la conoscibilità dei candidati. Quindi la proposta Renzi va in questa direzione, cioè come dire, ma lo dice proprio la Corte, nel senso che la Corte dice al pari di quanto accade nei collegi uninominali è possibile, come dire, il ricorso a circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte. Queste sono le parole contenute nella sentenza della Corte Costituzionale. Quindi conoscibilità dei candidati, perché la conoscibilità dei candidati è un aspetto importantissimo, in un certo senso, come dire, possiamo paragonare questo, appunto, come dice la Corte Costituzionale, ai collegi uninominali. Dopodiché abbiamo risolto i problemi? No, assolutamente no, perché il vero aspetto che qui è emerso in più interventi che io condivido è quello della democrazia interna, dei partiti, cioè nel senso che anche con i collegi uninominali il candidato può venire dalle segreterie di partito e nell'esperienza passata abbiamo visto che ci sono stati, come dire, dei candidati, come dire, paracadutati in alcuni collegi cosiddetti sicuri, quindi diciamo tutt'altro che un'operazione, come dire, in cui ecco, infatti io tutti conosco, e infatti è il caso di scuola che può essere benissimo ricordato. Quindi cosa significa? O noi introduciamo i collegi uninominali o, come dire, le liste bloccate in circoscrizioni elettorali di dimensioni territoriali ridotte, come dice la Corte Costituzionale, il problema delle primarie per legge rimane, cioè perché è l'unico modo per selezionare la classe politica, la classe parlamentare, chiamiamola così. Quindi c'è un problema, come dire, di democrazia nei partiti, non soltanto di democrazia dei partiti, ma democrazia nei partiti. E questo si fa con una disciplina dei partiti, cioè quello che avviene esattamente in Germania è quello che avviene anche in Spagna con la legge organica sui partiti politici, cioè sono, come dire, oramai c'è una letteratura ampia su questo si potrebbe parlare ore, si potrebbe fare un seminario soltanto su questo, ma l'esperienza più significativa sicuramente è quella tedesca e quella spagnola, almeno quelle che abbiamo studiato più da vicino. Per quanto riguarda poi nel concreto questa soluzione di compromesso, perché non c'è la possibilità di aggiungere troppo su altre questioni che sono tutte molto interessanti, allora la soglia del 35%, per intenderci, così vado subito al cuore del problema, la soglia del 35% per certi versi sì, è bassa, però attenzione, anche qui riflettiamo, se l'obiettivo è la governabilità, come dice la sentenza della Corte Costituzionale, avere una soglia troppo alta significa fare delle ammucchiate, cioè delle coalizioni preelettorali molto eterogenee. Le coalizioni preelettorali molto eterogenee non favoriscono la governabilità, cioè, quindi abbiamo sacrificato la rappresentanza fuori della governabilità? No, non è così, perché la governabilità non viene garantita con coalizioni molto eterogenee. Allora
Il problema è che noi dobbiamo pensare ad un modello, ad una legge elettorale che, piuttosto che guardare alla Quinta Repubblica francese, visto che non ci sono le condizioni per farlo, che anche io sarei per un doppio turno alla francese, dobbiamo guardare tendenzialmente ancora siamo molto lontani, dobbiamo guardare al Regno Unito, e cioè nel senso ad un sistema che è bipolare, tendenzialmente bipolare, e che nel tempo potrebbe diventare tendenzialmente bipartitico, ma questo lo possiamo fare soltanto se abbiamo una soglia non troppo alta, perché sennò avremo delle coalizioni pre-elettorali eterogenee. Qual è l'unico difetto del sistema francese della Quinta Repubblica che invece questo sistema supera? Il mercato delle vacche. Perché le coalizioni preelettorali in qualche modo costringono le forze ad allearsi prima, a dire agli elettori: guardate, noi ci stiamo insieme e ci presenteremo insieme per governare il paese. Quindi è una coalizione elettorale che vuole essere coalizione di governo. Nel sistema francese, col ballottaggio dal primo al secondo turno, è vero che la prima volta è un voto di identità, diciamo, no? Non è un voto di la seconda volta è un voto razionale, dicono gli studiosi politologi, è un voto razionale. La prima volta ci si vota per il partito, però poi si incomincia il mercato delle vacche tra il primo e il secondo turno. È un bene? No, non è un bene, è un limite del sistema francese. Queste cose ce le dobbiamo dire, perché sennò, come dire, parliamo dei modelli stranieri senza probabilmente, come dire, accorgerci di quelli che sono i limiti anche presenti in quei modelli. Siccome ci dobbiamo inventare qualcosa di nuovo, non è detto che tutto quello che ci inventiamo qui in Italia poi alla fine, diciamo, non sia positivo. Soglie quindi 35%, sì, io la lascerei magari 37-38, ma non alzerei troppo questa soglia per le ragioni che ho appena spiegato. Altra cosa, la soglia di sbarramento, quindi all'ingresso, io direi che forse avere due soglie, una per i partiti che si coalizzano e una per i partiti che non si coalizzano, forse questo è un errore. Io opterei per un'unica soglia, cioè nel senso non costringerei le forze politiche ad allearsi, perché se c'è una doppia soglia, per cui se tu stai in coalizione basta il 5, ma se ti presenti da solo ci vuoi l'8, è chiaro che questo favorisce ulteriormente la formazione di coalizioni eterogenee. Quindi noi dobbiamo dare, come dire, un diritto di tribuna, perché di questo si tratta, sono d'accordo con quello che si è detto, anche se poi la democrazia maggioritaria non può permettersi il lusso di una frammentazione dei partiti politici e quindi di molti partiti politici piccoli soprattutto, cioè qui bisogna chiarirsi idee, cioè la democrazia maggioritaria significa guardare poi al Regno Unito, non dobbiamo guardare alla Grecia, perché sennò che non parliamo di democrazia maggioritaria, però un diritto di tribuna va garantito. Allora, prevedere una soglia del 4 o 5% per tutti può significare, come dire, affermare anche l'idea che uno non voglia coalizzarsi con nessuno, vuole, come dire, affermare una identità magari più o meno forte per entrare in Parlamento. Punto. Eviterei di proporre le due soglie proprio perché sennò noi favoriamo la formazione di coalizioni preelettorali eterogenee. Scusate, troppo lungo.